Ciao a tutti cari amici, bentornati nella nostra rubrica I racconti dell'imbrunire, edizione speciale dedicata ai fantasmi di Natale. Ho fatto un sondaggio la settimana scorsa e in cui vi chiedevo se volevate ascoltare dei racconti a tema natalizio, fantasmi di Natale, e mi avete risposto con grande entusiasmo: sì, vogliamo che ci sia un'edizione speciale dei racconti dell'imbrunire. E così mi sono messa in moto e ho realizzato questi video. Lo spunto mi è arrivato da questo stupendo librone, guardate che bello, tutto sbrilluccicoso, anche qui una raccolta di storie di fantasmi di Natale nella migliore tradizione vittoriana anglosassone, perché come sapete in Gran Bretagna, in Inghilterra, era tradizione raccontarsi storie di fantasmi la vigilia di Natale davanti al fuoco. E quindi questi racconti raccolti in questo libro hanno tutti il tema del fantasma natalizio. Quindi c'è la neve, c'è il fuoco del camino, ci sono vecchie case, ci sono cene della vigilia di Natale in cui fa irruzione una presenza soprannaturale, e nella migliore tradizione dei fantasmi vittoriani che tanto ci piace. Questo libro vi do i riferimenti nel caso vogliate regalarvelo. Si intitola Il grande libro dei fantasmi di Natale, edizioni Mondadori, Oscar Mondadori. È molto bello perché ci sono anche delle ballate all'interno, delle ballate a tema macabro, fantasmatico. Ci sono anche delle illustrazioni, e quindi è un'edizione bellissima. Io ringrazio Michela che me l'ha regalato. Grazie Michela, un abbraccio, veramente uno splendido regalo che godremo insieme, perché leggeremo qualche racconto. Io ho dato una lettura veloce e ho visto che alcune delle storie le ho già lette perché fanno parte di altre raccolte che ho, ma alcune no, e quindi di questo sono stata molto felice. Di queste storie che non avevo mai letto c'è quella che inizieremo a leggere stasera, e si tratta della storia di un fantasma particolare, un fantasma che non è il solito fantasma spaventoso con le catene che provoca guai, spaventi e dolori. È un fantasma delicato, un fantasma gentile, una vera storia natalizia. Ma poi sarà veramente un fantasma o sarà qualcos'altro? Me lo direte voi alla fine del racconto nei commenti qui sotto. Il titolo del racconto che ho scelto per questa prima storia è La dodicesima ospite, di Mary Wilkins Freeman, che è un'autrice che noi già conosciamo perché l'anno scorso abbiamo letto il suo gustosissimo racconto La camera a sud-ovest. E secondo me Mary Wilkins Freeman è una delle migliori autrici di storie di fantasmi. I suoi racconti sono sempre ricchi di dialoghi, di particolari, e la sua scrittura è vivace e si presta bene ad essere interpretata e letta a voce alta. Bene, ma ora basta con le chiacchiere, iniziamo il nostro racconto di Natale. La dodicesima ospite di Mary Wilkins Freeman, prima parte. «Non so proprio spiegarmi come sia potuto succedere», disse Mrs. Child. «Paolina, hai apparecchiato tu la tavola? Avete fatto voi i conti? E avete detto che saremmo stati in 12, non vi ricordate, madre?
Perciò oggi non ho contato di nuovo, ho solo messo i piatti, si difese Paolina con un sorriso. Aveva un'espressione così tenera e indifesa quando sorrideva. Aveva una bocca piuttosto grande e la mascella superiore un po' sporgente, quindi sembrava che riuscisse a controllare a malapena il sorriso. Era abbastanza graziosa, con una carnagione delicata e dei begli occhi. «Beh, non capisco come posso aver fatto un simile errore», ribatté la madre, continuando a versare il tè. Sul lato opposto del tavolo c'erano un piatto, un coltello, una forchetta e un piattino con la salsa di mirtilli, davanti a una sedia vuota. Non c'era un ospite per occuparla. «È un segno, vuol dire che verrà un affamato», disse la moglie del fratello di Mrs. Child, con un'espansività un po' sproporzionata rispetto alle parole. Il fratello stava tagliando il tacchino. Il padrone di casa, Caleb Childs, era anziano e gli tremavano le mani. E comunque nessuno, lui meno di tutti, si era mai fidato troppo delle sue capacità in quel genere di cose. Ogni volta che si serviva da sé la salsa, la moglie lo guardava ansiosa nel timore che la rovesciasse, come puntualmente accadeva. Ne aveva fatta cadere un po' anche quel giorno. C'era una grossa macchia sulla bella tovaglia pulita. Caleb si affrettò a coprirla con la tazza e il piattino, provocando un leggero tintinnio per via del tremor della mano. Guardò la moglie, sperando che non se ne fosse accorta, ma lei aveva visto benissimo. «Faresti meglio a lasciarti servire la salsa da John», lo rimbrottò sottovoce. John era impegnato a tagliare il tacchino con rigida sollecitudine. Era uno sforzo lento e laborioso, ma tutti avevano fede in lui. Le spalle che sopportano i pesi hanno fama di essere forti. La moglie, che indossava il suo miglior vestito nero, gli sedeva accanto, sorridendo, con la testa leggermente inclinata di lato. Faceva così quando era ospite di qualcuno. Di solito non assumeva quell'atteggiamento a casa della cognata, ma questa era un'occasione particolare e le sue buone maniere avevano spiccato involontariamente il volo. Quando fece quel commento riguardo al segno, la giovane donna che le sedeva accanto storse il naso. «Io non credo nei segni», disse con una franchezza che parve scontrarsi con i modi affettati dell'altra, con una violenza quasi dolorosa. Era una cugina alla lontana di Mrs. Child. Con lei c'erano il marito e i tre figli. La sorella nubile di Mrs. Child, Maria Stone, era l'undicesima della tavolata. Aveva un viso scarno, colorito da un malsano rossore attorno al naso affilato e agli zigomi alti. Osservava ogni cosa con un'acuta attenzione da dietro gli occhiali. «Beh, avremo tutto il tempo per credere ai segni quando arriverà il dodicesimo invitato», fu il suo sommario commento. Si esprimeva sempre in tono perentorio. Aveva insegnato a scuola da quando aveva 16 anni e ormai ne aveva 60. Era appena andata in pensione. Era proprio per festeggiare il pensionamento e il suo definitivo ritorno a casa che quell'anno la sorella aveva imbandito la cena di Natale, piuttosto che quella del ringraziamento. Durante la settimana del ringraziamento, infatti, la scuola era rimasta aperta. Maria Stone aveva a malapena finito di parlare quando si sentì bussare alla porta d'ingresso che dava direttamente sulla sala da pranzo. Tutti trasalirono. Erano gente semplice e priva di immaginazione, ma per qualche motivo ognuno di loro fu scosso da un brivido superstizioso di inquieta aspettativa. Nessuno si alzò, rimasero tutti in silenzio per un momento, in ascolto, guardando la sedia vuota in mezzo a loro. Poi si sentì bussare di nuovo. «Vai ad aprire, Paolina», disse la madre. La figlia la guardò un po' intimorita, ma si alzò subito e andò alla porta. Tutti gli altri torsero il collo per guardare. Sulla soglia di pietra c'era una ragazza. Se ne stava lì ferma a fissare l'interno della stanza, senza dire una parola. Paolina si volse verso la madre con quel suo sorriso innocente, quasi involontario. «Chiedile che cosa vuole», disse Mrs. Child. «Che cosa vuoi?» ripeté Paolina come un eco più dolce, ma la ragazza non rispose. Una folata di vento gelido irruppe nella sala. La moglie di John rabbrividì, poi si guardò attorno per vedere se qualcun altro l'avesse avvertita. «Sbrigati»,
a dire quello che vuoi, così possiamo richiudere la porta. Fa freddo, sollecitò Mrs. Child. Il visetto affilato della ragazza era avvolto in un vecchio cappuccio di lana. Sotto quello gli occhi brillavano come quelli di un gatto spaurito. All'improvviso fece per andarsene. Era visibilmente a disagio di fronte a tutta quella gente. «Non vuoi qualcosa da mangiare?» chiese Mrs. Child a voce più alta. «No, non importa», balbettò lei. «Cosa?» Non lo ripeté. Si era già allontanata. «Falla entrare, Paolina!» disse ad un tratto Maria Stone. «Deve aver fame, ma sembra spaventata a morte. Convincila tu!» «Perché non entri a mangiare qualcosa?» chiese Paolina in tono timidamente persuasivo. «Dille che può sedersi qui vicino alla stufa, al calduccio, e mangiare un boccone con noi!» insistette Maria. Paolina varcò la soglia di casa con passo leggero. Il freddo, vento di neve, le sferzò il viso tenero e roseo. «Puoi sederti vicino alla stufa, al calduccio, e mangiare un boccone con noi?» ripeté. La ragazza la guardò. «Non vuoi entrare?» chiese Paolina di sua iniziativa, continuando a sorridere. La sconosciuta accennò ad avvicinarsi, esitante. «Portala dentro alla svelta e chiudi la porta!» gridò allora Maria. Paolina rientrò insieme alla ragazza, che la seguiva timorosamente. «Togliti il cappuccio e lo scialle», disse Mrs. Child, «e siediti qui, vicino alla stufa, ti porto qualcosa da mangiare». Parlò in tono gentile. Era una donna di buon cuore, ma aveva ricevuto un'educazione rigida e faticava ad essere espansiva. Ma allora intervenne la cugina, che aveva osservato la scena con solerte attenzione. Lanciò un'occhiata maliziosa alla moglie di John. La sedia vuota era proprio in mezzo a loro due. «Per amor del cielo!» esclamò. «Non vorrai relegarla in un angolo? C'è qui una sedia libera. La dodicesima è lei. È qui che dovrebbe sedersi». C'era un misto di cordialità e divertimento nei modi della giovane donna. Scostò la sedia dal tavolo. «Su, vieni a metterti qui!» la esortò. Ci fu un leggero fremito di costernazione tra gli ospiti. Era tutta gente di campagna, di vedute piuttosto ristrette. Le abitudini avevano scavato sulchi profondi nelle loro esistenze. Erano più intransigenti e gelosi della propria posizione sociale di tanti altri, più in alto di loro. Osservavano con sussiegosa compassione quella ragazza sparuta, coperta da miseri e scoloriti indumenti di lana che svolazzavano nell'aria. Mrs. Child guardò allibita la cugina. Non pensava che dicesse sul serio. E invece sì. «Vieni!» ripeté. «Metti un po' di tacchino in questo piatto, John». «Beh, se sono d'accordo anche gli altri», disse infine Mrs. Child esitante. Sembrava imbarazzata e dubbiosa. «D'accordo?» insistette la cugina. «Perché non dovrebbero esserlo? Dai, vieni a metterti qui!» batté sulla sedia con impazienza. La ragazza guardò Mrs. Child. «Puoi andare a sederti lì dove dice lei», disse la donna lentamente, in tono un po' forzato. «Vieni!» la chiamò di nuovo la cugina, e la ragazza andò a occupare la sedia vuota tra i rigidi sorrisi di tutti gli invitati. Mrs. Child si mise a riempire un piatto per la nuova arrivata. Ora che si era tolta il cappuccio, si riusciva a vederne meglio il viso. Era magro e aveva quel colorito leggermente dorato che assumono le pelli chiare al sole. C'era in lei una bellezza tangibile, che malgrado tutto riusciva ad emergere. I capelli biondi e morbidi riflettevano la luce con una sorta di ariosa ruvidezza. Doveva avere sui 16 anni. «Come ti chiami?» chiese ad un tratto la sorella insegnante. La ragazza trasalì. «Christine», rispose dopo un istante di esitazione. «Come? Christine!» Un brivido percorse la tavolata. Tutti si scambiarono occhiate. Nessuno di loro aveva grande familiarità con le leggende natalizie, ma in quel momento lo spirito universale che le caratterizza, parve impadronirsi delle loro fantasie. La giornata, la misteriosa scomparsa della ragazza, il nome così insolito alle loro orecchie, tutto contribuiva a creare un'atmosfera inquietante, un vago senso di soprannaturale.
cui tuttavia i presenti si opposero e resistettero con fiera concretezza. «Christine, come?» insistette Maria. La ragazza la fissò con quegli occhi impauriti, ma non le rispose. «Come ti chiami di cognome? Perché non parli?» Lei si alzò all'improvviso. «Che fai adesso? È meglio se vado, forse. E perché dovresti andartene? Non hai ancora cenato?» «Non posso dirlo», sussurrò la ragazza. «Non puoi dirci il tuo cognome?» Lei scosse la testa. «Siediti e mangia la tua cena», disse Maria. Un forte sentimento di disapprovazione aleggiava sulla compagnia, ma quando Christine si trovò di fronte il suo cibo e si chinò sopra come un uccellino famelico, tutti la guardarono con più tolleranza. Era chiaramente affamata. La scoperta di quel fatto generò un senso immediato di solidarietà, ispirato anche dalla ricorrenza nei confronti della ragazza e di compiacimento per la propria benevolenza. Man mano che la cena andava avanti, l'umore della compagnia si fece più gaio, ma oltre a offrire cibo in abbondanza, tutti sembravano ignorare completamente l'ospite sconosciuta, e tuttavia nulla era più vero dell'esatto contrario. Ogni esplosione di allegria avveniva nella piena consapevolezza della sua presenza, che in qualche oscuro modo sembrava contribuire all'eccitazione. Era come se quella misera dodicesima ospite avesse costituito l'elemento estraneo necessario a produrre uno stato di vivace effervescenza nelle persone composte e decorose che l'attorniavano. Quel gusto misterioso e insolito, una volta accettato, seppur con iniziale riluttanza, dai loro palati, accompagnò come un buon vino il pranzo di Natale. Era ormai pomeriggio, quando si alzarono da tavola. Christine andò subito a recuperare cappuccio e scialle e li indossò. Gli altri la osservarono di soppiatto, mentre parlavano tra loro. La ragazza fece per aprire la porta. «Te ne torni a casa adesso?» chiese Mrs. Child. «No, signora». «Perché no?» «Non ho una casa». «E da dove sei arrivata?» La ragazza la guardò, poi tolse il catenaccio alla porta. «Ferma!» gridò seccamente Mrs. Child. «Perché te ne vai via? Perché non rispondi?» Lei si immobilizzò, ma non aprì bocca. «Beh, richiudi quella porta e aspetta un attimo», disse Mrs. Child. Stava accanto alla finestra e scrutava intensamente fuori. Non c'erano case nei dintorni. Prima si vedeva un ampio cortile, poi vaste distese di campi attorno ai quali si arcuava sulla sinistra una strada grigia e desolata. Il cielo, coperto da nuvole basse e immobili. Quel giorno il sole non era spuntato mai. Il terreno era completamente spoglio e rigido. Sul cortile alcune galline grigie si stringevano in piccoli gruppi per scaldarsi. Se ne scorgeva il rosso delle creste. Due corvi si involarono distanti, oltre il ciglio del campo. «Sta per nevicare», osservò Mrs. Child. «Ho paura di sì», convenne Caleb, guardando la ragazza. Esalò una specie di muto singhiozzo. «Vieni qui un momento, Maria», disse Mrs. Child. Le due donne confabularono tra loro. Poi Maria andò a pararsi davanti alla ragazza, alta, rigida e imponente. «Stammi a sentire», le disse. «Vogliamo che tu ci dica il tuo cognome e da dove vieni, senza farci più aspettare». «Non posso», dedussero quanto aveva detto, solo dal movimento della testa. Poi aprì del tutto la porta e uscì. Di colpo Maria fece un passo avanti e la afferrò per la spalla. E sembrava tagliente come lame di coltello, sotto gli abiti lisi. «Insomma», le disse, «abbiamo già perso abbastanza tempo, con tutti quei piatti ancora da sparecchiare. Fa un freddo tremendo e sta per nevicare, e stasera non metterai piede fuori da questa casa, chiunque tu sia. Dovresti davvero dirci chi sei, perché non c'è tanta gente che si terrebbe in casa una sconosciuta. Ma stai pur sicura che non ti lasceremo morire di freddo in mezzo alla strada? Questo è fuori discussione.
Ora togliti di dosso quella roba e vatti a sedere su quella sedia. Christine andò a sedersi, il mento affilato, sprofondato nel collo, i cui poveri muscoli minuti spuntavano da sopra le pieghe dell'abito troppo largo. Non alzò mai lo sguardo. Le donne sparecchiarono la tavola lanciandole occhiate curiose. Una volta lavati e riposti i piatti, la compagnia si radunò in salotto per circa un'ora. Poi gli ospiti tornarono a casa. Passando dalla cucina per raggiungere il marito che l'aspettava sull'uscio, la cugina corse da Christine. «Fermati a casa mia quando te ne andrai domani mattina», le disse. «Mrs. Child ti indicherà dove si trova, è a meno di un chilometro da qui». Quando tutti se ne furono andati, Mrs. Child chiamò Christine nel salotto. «Farai meglio a venire a sederti qui», disse. «Lascerò spegnere il fuoco in cucina. Non preparerò una cena vera e propria, farò solo del tè sulla stufa in salotto tra un po'». Il salotto era ben riscaldato, modesto ma confortevole, con i suoi semplici arredi rustici. Il tappeto tinto infilato, la piccola pendola a campanile su un angolo dell'alto scaffale nero, il tavolino da gioco rivestito di panno rosso, rimasto sempre nello stesso posto da 40 anni. Davanti a una finestra c'era un portavasi coperto con carta di giornale. Sopra qualche pianta, un geranio rosso era in fiore. Quella sera Paolina doveva uscire. Poco dopo che gli ospiti se ne furono andati, cominciò a prepararsi con l'aiuto di madre e zia. Christine rimase sola in salotto per quasi un'ora. Alla fine le tre donne riapparvero e Paolina si fermò davanti allo specchio per darsi l'ultima occhiata. Indossava il suo abito più bello, di cashmere rosso, con bianchi merletti attorno al collo. Si era messa tra i capelli un fiore rosso di geranio, con qualche foglia. Aveva capelli castani sottili e serici che tendevano a dividersi in piccole ciocche morbide sulla fronte. Li portava arrabbiati all'indietro. La madre non le avrebbe mai permesso di arricciarseli. Le due donne più anziane si fermarono a guardarla. «Non trovi che stia molto bene, Christine?» chiese Mrs. Child in un impeto improvviso di amore e di orgoglio che la spinse a cercare un consenso perfino in quell'anima desolata. «Sì, signora», Christine contemplò Paolina, il rosso del cashmere e del geranio, con occhi attenti e seri. Quando osservava davvero qualcuno, il suo sguardo era fisso come quello di un bambino. Si udì un rumore improvviso di ruote nel cortile. «Willard è qui?» esclamò Mrs. Child. «Corri alla porta e digli che arrivi subito, Paolina. Io intanto prendo le tue cose». Dopo aver aiutato Paolina a indossare cappotto e cappuccio e dopo che il calesse ebbe lasciato rapidamente il cortile, la madre si rivolse a Christine. «Mia figlia è andata a vedere l'albero di Natale che hanno fatto alla chiesa», disse. «Quello che è venuto a prenderla era Willard Morris. È un gran bravo ragazzo che abita a un paio di chilometri da qui». Nel tono di Mrs. Child c'era una garbata condiscendenza e insieme una certa euforia. Quella notte, quando Christine fu accompagnata a una cameretta sul retro della casa, nessuno poteva immaginare per quante altre volte ancora ci avrebbe dormito. Rinchiusa la porta, Maria e Mrs. Child ci accostarono silenziosamente a un tavolo su cui eressero una traballante piramide di pentolini per bollire il latte, in modo che fungesse da allarme qualora l'ospite sconosciuta avesse cercato di uscire dalla stanza con cattive intenzioni. Le due donne comunque erano fermamente convinte che se ne sarebbe andata l'indomani mattina di buon'ora. Bene, cari amici, finisce qui la prima parte di questo racconto, la 12ª ospite. Avete visto che in questo pranzo, durante questo pranzo della vigilia di Natale, per un errore di calcolo viene preparata una sedia in più con un piatto in più e qualcuno degli ospiti dice che quello è un segno perché sarebbe arrivato probabilmente qualcuno, un povero, un affamato a cui loro in quel giorno, gli abitanti della casa, avrebbero potuto offrire un pasto caldo. Ma nessuno crede a questa superstizione, anche se un misto di
di aspettativa aleggia su tutti i commensali. Ed ecco che invece qualcuno bussa alla porta, inaspettatamente. Si tratta di una giovane ragazza, magra e impaurita, vestita con abiti vecchi e logori. La famiglia decide di ospitarla, ma questa ragazza appare alquanto misteriosa. Dice di chiamarsi Christine, ma non vuole rivelare da dove viene e nemmeno il suo cognome. Chi sarà? Chi sarà questa misteriosa fanciulla apparsa alla porta in una vigilia di Natale che si preannuncia gelida e carica di neve? Vedremo se nella prossima puntata lo scopriremo. Intanto vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!